Grazie Eccellenza. Mi si permetta anche me di ringraziare anche diversi interventi di coloro che hanno ritenuto propedeutico e importante fare un dibattito del genere voluto dal segretario della giustizia in un momento assolutamente di difficoltà e difficoltoso, insomma si paga un po' lo scotto, no? Qualcuno lo ha ricordato più volte il fatto di quello che sta accadendo, ci sono state interpellanze calate dall'oggi al domani, a quale comunque il segretario ha saputo rispondere, ci sono state altre interpellanze che hanno evidenziato secondo me delle criticità anche verso le persone che erano chiamate in causa e anche una certa durezza e poco rispettosa anche di quello che è l'ambito politico, quindi una continua pervasione dell'uno nell'ambito dell'altro che ha portato poi, credo forse giustamente in questo momento, a fare un dibattito invece proprio laddove si dovrebbe in qualche maniera, no, cercare di calmierare, di calmare soprattutto gli animi, un dibattito molto, a me a tratti è piaciuto, devo essere onesto, non sono il tipo che fa le pagelle, non mi interessa neanche. Avevo auspicato nel Coma Comunicazioni che ci fosse un dibattito un po' alto rispetto, insomma, ai toni esacerbati anche delle scorse sessioni. Ripeto, qualcuno è rimasto, ma poi magari tornerò verso la fine, qualcuno è rimasto sulle proprie linee di difesa e arroccamento, dettato poi da una dover giustificare una sorta di fallimento quantomeno personale, che poi si è ripercosso sul fallimento e sugli equilibri che non ci sono più in questo momento tra i poteri dello Stato. Mi è piaciuto particolarmente, mi sono piaciuti diversi termini, il collega Morganti, con il quale molte volte ci troviamo non in sintonia, ha iniziato il proprio intervento con il termine equilibrio, che ci vuole equilibrio. Ci vuole equilibrio, nelle cose ci vuole sempre equilibrio, la legge anche dei pesi e dei contrapesi che ha citato anche la collega Andruccioli. C'è questa consapevolezza di doversi muovere in un mare agitato e la consapevolezza non è solo dettata dall'ambito politico, ma anche evidentemente dai colleghi che lavorano a stretto contatto e in tribunale, quindi in quell'organismo che in questo momento ha difficoltà nel lavorare. Io sfido chiunque a non avere amici o conoscenti che lavorano in tribunale come professionisti e andare a chiedere a loro qual è il clima che si respira lì dentro, tenendo conto che appunto lì dentro si deve svolgere la giustizia. C'è invece qualcosa che vorrei rispondere, su cui vorrei rispondere del collega Bevitori, che dice a un certo punto ci obbligano oggi a parlare di giustizia, preferirei parlare di sviluppo del sistema economico post-Covid. Tutto lecito, tutto lecito. Questa sua affermazione mi ha fatto venire in mente un documento che ho ritrovato, che avevo da qualche parte, e che ho ritrovato nell'aver frequentato i sindacati molti anni fa, di un documento, ripeto, vado a fare delle citazioni perché secondo me sono molto attinenti e vi prego di inquadrare il contesto. È un documento che fu presentato all'interno di un convegno organizzato dalla CSDL nel 2010. Questo documento è uno studio a cura del dottor Antonello Scorcu dell'Università di Bologna e di Dennis Cecchetti, allora direttore di San Marino Lab, ricordate, forse i più giovani non ricordano, io me lo ricordo invece molto bene, che ora il dottor Cecchetti è un rinomato professionista sammarinese riconosciuto nell'ambito italiano. E per cui faccio alcune citazioni per rispondere anche al collega Bevitori che dice che ci costringete oggi a parlare di giustizia. Ebbene, se volete poi vi offro anche il documento, i due curatori di queste slide scrivono, e cito, 10 anni fa,
La peculiarità del diritto sammarinese costituiscono un asset prezioso ed unico rispetto alla maggior parte dei paesi europei e in particolare rispetto all'assetto normativo e alle prassi operative della Repubblica Italiana. Il Tribunale sammarinese, organismo strategico all'interno della vita della polis, è una variabile competitiva importantissima e spesso fraintesa e sottovalutata. 2010. Riorganizzare alcune branche del diritto sammarinese e i principali organismi di governo e di controllo del sistema giuridico sammarinese renderà il microstato una piattaforma di regole e servizi trasparente e necessaria per migliaia di medie imprese italiane ed europee nella gestione della componente legale della loro attività internazionale. Questo è un tratto da questo interessantissimo documento del 2010, quindi 10 anni fa, in cui il dottor Scorcu e il dottor Cecchetti, sammarinese, ripeto, diedero la loro idea di cosa dovrebbe essere il Tribunale o di cosa dovrebbe essere la giustizia, anche in risposta a quello che diceva il collega Bevitori, ossia che nulla è slegato l'uno dall'altro, nulla è slegato l'uno dall'altro, perché evidentemente se oggi qualcuno nel 2020 dice giustamente che molti imprenditori, l'ha ricordato il collega di Libera, che molti imprenditori hanno pensato di non venire a San Marino per un problema di giustizia, evidentemente nel 2010 qualcuno, forse anche prima, perché ci sono altri studi, forse qualcuno anche prima aveva invece visto le potenzialità di fare di un ordinamento e di un equilibrio fra i poteri dello Stato in cui a caduta ci ricade anche appunto il Tribunale, ovviamente con l'indipendenza a cui gli è dovuto evidentemente, invece in questi 10 anni c'è stata una commistione, questo è ineludibile, è evidente a tutti. Cito ancora, dunque una nuova competitività sammarinese imperniata attorno alla leva giuridica alla quale il settore bancario e finanziario faccia da sponda e non viceversa. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Questo è lo stato dell'arte di qualcosa che non ha funzionato. Qualcosa che non ha funzionato. Qui non basta, non è semplicemente dire siamo stati membri di un certo tipo di commissione piuttosto che di un altro. Qui evidentemente i professionisti, i politici, la cittadinanza ha la capacità e hanno tutti la capacità di capire che qualcosa non ha funzionato, che ci sono state delle commistioni. Lo ha ricordato molto bene il collega Berti, citando anche il collega Tamagnini. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Io non sono un giudice e sono una persona assolutamente normale, per cui ho una mia valutazione, ma ho anche la possibilità di poter essere un po' al di sopra delle parti per uscire anche dalle schermaglie politiche. Chi dice in maniera errata che non ha commesso errori, il collega Renzi, forse si dimentica che, come ha ricordato il collega Berti, da quando lui è stato segretario della giustizia, nei consessi opportuni, le votazioni all'unanimità non ci sono più state. Quindi ha voglia a rifare la ricostruzione storica di quello che è stato. Evidentemente viene qua e dice che qualcuno ha commesso degli errori, quando il primo forse che dovrebbe farsi un esame di coscienza, come dice spesso, ma carta canta, insomma, ci sono tutte le testimonianze. Vorrei fare un passo indietro sulla Commissione Giustizia. L'ho già detto in ufficio di presidenza, visto che oggi è stato anche riportato da diversi interventi. La Commissione Giustizia non è stata convocata. Allora, la Commissione di Giustizia è stata convocata nel momento dell'insediamento e è stata fatta una convocazione successiva per l'analisi sulla relazione del magistrato, del dirigente, del Tribunale. Poi cosa è successo? C'è stato il Covid. Allora, il presidente, nella mia persona, dopo 2 quarantene è uscito dalle quarantene appunto il 1° di maggio. Il segretario di Stato alla Giustizia è uscito dalla quarantena il 18 di maggio. Prima c'era il lockdown, ricordiamocelo. Il Consiglio Grande Generale c'è stato dal 19 di maggio al 2 di giugno.
Sei giorni fa un membro della Commissione Giustizia è uscito da una quarantena lunga, mesi. Allora, se mi permettete, e se vogliamo davvero fare il confronto che tutti quanti dobbiamo fare e vogliamo fare, nella qualità di Presidente mi sono preso la responsabilità di fare in modo che i componenti della Commissione Giustizia fossero tutti presenti proprio per andare a trattare i temi così delicati tutti assieme, senza lasciare nessuno dietro. Questo l'ho già detto in ufficio di presidenza, lo ribadisco anche oggi, così rimane anche ben impresso nell'aula. E se ci sono qualche responsabilità da imputare al sottoscritto, sono disposto a prendermele. Non ho nessun problema da questo punto di vista. Chi strumentalizza questa cosa è un bieco, lasciatemelo dire, è proprio bieco. È proprio la strumentalizzazione di quello che è stato anche il Covid e quello che ha causato. C'è un altro aspetto che a me inquieta molto, qualcuno lo ha toccato, nei rapporti fra politica e magistratura che dovrebbero essere paralleli, quasi mai incastrandosi fra di loro, incontrandosi se non in alcuni ambiti. C'è di mezzo la stampa. La stampa, che l'ho detto anche in Comma Comunicazioni, non per la prima volta, la stampa dà delle notizie, fornisce delle notizie alla cittadinanza su commissioni o su cose venute in commissioni che sono legate al segreto. Ora, qua ci si spertica del fatto che qualcuno dice io voglio tutto trasparente, ma evidentemente anche allora qualche verbale della Commissione Giustizia era segretato, comunque era vincolato da una riservatezza evidente, perché poi da lì si è scatenato il putiferio degli ultimi anni. Evidentemente si cambia sponda e si cambia anche l'idea di cosa deve essere, no? Trasparente piuttosto che altro. Però, se ci fate caso, in questo paese alcune notizie ce l'ha solo qualcuno. E questa non è un'ingerenza? Come ha fatto uscire la notizia ieri dell'ordinario che né io, certamente, come consigliere, ma anche come presidente, non sapevo assolutamente nulla di questa cosa. Tra l'altro eravamo in commissione esteri ieri quando si è svolto l'ordinario. Ma stamattina, caso vuole, che c'erano colonne e colonne di ricostruzioni. Ecco, anche questo, la ricostruzione di un qualcosa in cui non c'è un verbale, di cui non c'è una pubblicità come può essere l'intervento in un Consiglio Grande Generale. Anche questa cosa lascia pensare che ci sia una pervasione tra molti ambienti che non va bene, che è l'esemplificazione di una guerra intestina in cui ci rimettono tutti, soprattutto i cittadini. È stato ricordato, ci sono cittadini che sono in attesa di giudizio da anni, ma qua si viene a fare la strumentalizzazione sul conto Mazzini, che doveva già essere finito se c'era una giustizia con la G maiuscola. Evidentemente qualcuno, e invece la commissione continua, fa gioco anche per avallare delle pretese, che a me non piacciono neanche tanto, perché in quel conto Mazzini qualcuno si è speso, in quel conto Mazzini è venuto fuori la com'era la matrice sammarinese di molti anni fa, che mi pare che ancora non sia, che qualcuno ancora addirittura non la biasimi, ma che forse qualcuno pensa che si possa tornare in quel contesto. E questa cosa è un peccato pensarlo, proprio anche per i documenti che ho letto del 2010 di alcuni dottori, professori, che hanno invece evidenziato 10 anni fa, in un contesto decontestualizzato da tutto, cosa era per loro la giustizia. Non ho altro da aggiungere se non che credo che la politica debba fare in questo caso un passo in avanti. Io capisco le tensioni a cui qualcuno è stato sottoposto, ma qualcuno c'è stato anche male per le questioni della giustizia e per la pervasione degli ambiti tra gli ambienti politici e del Tribunale. Evidentemente qualcuno
si è ammalato anche su queste cose. E pensare che tutto debba essere strumentalizzato, finalizzato a qualcosa che non dovrebbe essere così, perché lo sviluppo di un sistema economico è imprescindibile rispetto allo Stato di diritto. Se lo Stato di diritto è certo, e non solo sulla carta, evidentemente si possono attirare maggiori imprese, si possono attirare maggiori economie, c'è una certezza del diritto per tutti, soprattutto per i cittadini, e sai che sei in uno Stato in cui se violi la legge vai a giudizio. Se la violi hai delle conseguenze. Se invece si continua a fare finta di niente, a dire che qualcuno è più portato a patteggiare per una parte piuttosto che in un'altra, allora no, non ci siamo proprio. Per cui la parola che diceva Morganti, l'equilibrio, ma forse ecco, la sfida reale in questo momento è trovarlo quell'equilibrio. L'equilibrio anche morale fra tutte le parti in causa, non patteggiando per nessuno, perché se si sono evidenziati certi problemi, evidentemente erano fomentati da sotto, forse si erano già evidenziati molti anni fa per poi calmarsi, chetarsi, per poi rinvigorire nel momento in cui succedeva qualcosa. Allora io credo che il famoso pesi e contrapesi sia assolutamente centrato come concetto, però è imprescindibile il fatto che non è una perdita di tempo parlare di giustizia, non lo è affatto, non è assolutamente una perdita di tempo parlare dei problemi politici e dei problemi che sono scaturiti dai rapporti. E io ringrazio il segretario perché ha avuto, ripeto, coraggio, perché era molto più semplice fare altro. E a coloro che dicono che bisogna avere il dialogo, coloro che ricordano, anche lì, dando la loro versione della questione, il blitz, qualcuno ha detto ancora oggi che c'è stato un blitz nella notte di Capodanno, nel Capodanno per il Collegio dei Garanti. Signori, eravate pronti, noi ve l'avevamo detto, siete arrivati senza nomi, se no si valutavano anche i nomi. Cosa si sta accadendo in questo momento? Proprio per quel dialogo che è imprescindibile dal mio punto di vista, si stanno facendo incontri per la Corte dei Trust tra maggioranza ed opposizione, che dovrà essere rinominata a breve, senza i preconcetti, senza gli schemi che c'erano una volta, valutando neanche i nomi, valutando i curricula, valutando come una potenzialità che può essere attualmente inespressa dal mio punto di vista, quella dei trust, possa essere un asset anche questo per un'economia a più vasta scala all'interno di San Marino. Però il dialogo c'è. Poi se qualcuno deve stare sempre sul fortino e gettare non le frecce ma le pietre perché si spaccano contro il muro dell'altro piuttosto che tornargli indietro, sono affari suoi. Io credo che abbiamo il dovere di dare la certezza del diritto alla cittadinanza, sapendo che questa può essere propedeutico per tutto quanto.